Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Come potete notare sono finalmente tornata a casa. 2 settimane fuori, è stata una vacanza meritata ma sufficiente. Quindi adesso si torna al lavoro, si torna con i video, con tutte le nostre cosine, quindi ci sono. E oggi voglio registrare il video delle cose che ho comprato a Las Vegas. Come vi ho detto anche nei video, poi sicuramente avremo modo di parlarne meglio anche più avanti. O se volete chiedermi qualcosa su Instagram, magari riesco a rispondervi più velocemente. Pensavo non mi piacesse così tanto come città, e in realtà mi è piaciuta molto, probabilmente ci tornerò prima o poi chi lo sa. Comunque, bando alle ciance, vi faccio vedere appunto un po' di quello che ho preso, barra che mi hanno regalato anche fuori ai vari concerti e tutte queste cose qui, quindi vi spiego un pochino. Diciamo che non c'è un vero e proprio ordine delle cose, forse anche per questo che mi era un po' più complicato farvi vedere tutto. Quindi dividerò negozi e cose fuori dallo stadio e inerenti ai BTS, eccetera, eccetera. Cioè, in realtà la maggior parte delle cose sono inerenti a BTS, anche perché siamo andati in tantissimi K-pop store, che lì in America ovviamente sono molto più rifornirli. Poi ovviamente ci sono anche i regali che mi ha fatto Alessia per il mio compleanno. Direi di partire da una cosa che avete sicuramente già visto, se avete visto almeno i vlog, quelli di Las Vegas, altrimenti andateli a recuperare. Comunque, questo qui è l'album Persona, la versione 1. Praticamente noi abbiamo questa tradizione con Alessia ogni volta che andiamo ai concerti di prendere un album e vedere chi ci esce fuori sostanzialmente, perché poi sapete che ogni album ha la photocard e in questo caso c'era anche la message card Namjoon. E infatti in quel negozio ho preso anche questo qui, che è il keychain dei Tiny Tan. Questo qui è quello di Jungkook di Mic Drop e l'ho pagato 15 dollari. I dollari sono leggermente meno dell'euro, quindi 15 dollari dovrebbero essere tipo 14 euro, che è una cosa del genere. Super carino, guardate. Poi anche questo in realtà ve l'ho già fatto vedere perché l'ho usato mentre ero lì che faceva caldissimo, che è il mini fan USB, che sarebbe il ventilatorino. Questo qui l'ho pagato 30 dollari e in realtà ce n'erano un po', però io sono ossessionata, cioè il mio personaggio preferito è Mang, lo vedrete anche più avanti perché ci stanno un po' di cose di Mang, ed è fatto così col suo laccino, lo aprite e qua c'è il tasto per farlo partire. E a 2 velocità addirittura, cioè fa un sacco di aria, lo vedete? Questo qui che è un portafoto, guarda, in realtà ne ho presi un po', quindi adesso vi faccio vedere tutti con calma. È la versione party e ho preso quello di RJ e l'ho pagato 11 dollari. Poi vi faccio vedere da Daiso, ho preso questo, una griglia dove attaccare le cose, tipo quella che io ho là dietro, però quella è fatta più a bacchina, dove ci ho messo tutti i miei keychain dei BT21 e poi appunto ci volevo attaccare i portafotocard. In questo modo, tipo espositore. Quindi vabbè, questo qui di Cookie già ce l'avevo. E ho comprato questi che sono bellissimi. Secondo me sono i più belli, insieme anche a quelli di Dynamite, ma non ce l'avevano. Quindi ho preso quello di Cookie e quello di Mang. Ma non solo, perché eccolo qua. Questo qui ve l'ho lasciato chiuso così ve lo faccio vedere. Ho preso anche quello di Cimmy, anche perché di Cimmy ho pochissime cose. Tutto così. E questi qua venivano 18,99. Poi sempre in un altro K-pop store ancora, ho trovato questa cosa che io volevo da una vita. Quando l'ho vista su internet ho detto no vabbè, lo devo prendere, poi l'ho cercato sui vari siti, non c'erano mai. C'erano di tutti i personaggini, ovviamente tranne di Cookie, però ci stava Mang ovviamente, quindi l'ho preso. E questo qua è il caricabatterie wireless per la macchina, quindi vi fa sia da portatelefono quando dovete usare, che so, il navigatore, sia per ricaricare. Ed è fighissimo perché una volta che l'ho attaccata alla macchina, tipo il sensore, quando avvicinate il telefono si apre automaticamente. Lo aprirò col mio nuovo taglierino a forma di carota che ho preso su AliExpress. Wow, questo qui l'ho pagato un po' in realtà. Non c'è neanche l'etichetta del prezzo, ma era tipo intorno a 70 dollari. Ed è fatto così. Qua c'è tutta la struttura. Poi, sempre in quel negozio, ho preso anche questa, una delle poche cose di Cookie che c'era, che è la fascia per i capelli. Questa qua l'ho pagata 24 dollari, se non sbaglio. Più che fascia, insomma, è quella da skincare, insomma, così. Questa qui è la versione night. Infatti, vedete che hanno il cappellino da notte. È troppo bellina. Sono passata da Bath & Body Works, anche se Giulia mi ha detto che mentre ero ovviamente via, l'hanno aperto
Euroma 2. Quindi non vedo l'ora di passarci e vedere che cosa hanno lì. Che poi ci metto letteralmente 3 secondi a scegliere le fragranze perché mi piacciono tutte. E stavolta ho preso Ice Dragon Fruit Tea. Però queste qua le rivendono anche in Italia. Poi Fresh Cut Lilacs. Questa è buonissima, si chiama Root for Each Other. Citrus e Aloe. Molto molto fresca questa qui. Poi c'è A Thousand Wishes. E questa qui racchiude proprio il tutto, si chiama Butterfly. C'era letteralmente tutta la linea di questa collezione qua, però non c'era il profumo che mi piaceva e neanche l'acqua profumata, che sapete che io uso al posto dei profumi perché le preferisco. Poi, sempre in un altro K-pop store, ho preso queste qui, che sono le salviettine struccanti di Shuki, dove ho preso anche la griglia metallica, questa qua. Vendono questa linea qui che si chiama The Cream Shop, che vende appunto tutte queste cose tipo maschere, skincare, gel igienizzanti mani della linea dei BT21. Non c'era niente. Per fortuna Rosalba è andata a Los Angeles e ci ha preso gli igienizzanti mani, sia di Cookie sia di Cimmy, quindi appena riusciremo a rincontrarci avremo anche quelli. Comunque sono riuscita a trovare queste. E ho preso anche questa qui, cover per la chiave. Questa qua l'ho pagata $15, l'anima c'ha loro, cioè un botto. Questa qui non vedo l'ora di metterla. Come acquisti poi c'è anche, questa è la mia borsetta del concerto, ho comprato questo pin a una delle bancarelle fuori da un evento di quelli che facevano ai caffè, con scritto My Universe. Poi non so se avete visto i vlog, ma uno dei booth che c'era fuori allo stadio era quello dei caffè, con cui loro collaborano spesso. Infatti io ne ho già 2 a casa. Però è uscita la linea nuova e sono riuscita a trovare tutta la bundle e sono riuscita anche a portare tutta la scatola. Non chiedetemi come ho fatto. Stavano anche scontati perché le persone dello store dove l'ho preso dovevano tipo sbrigarsi a sbaraccare tutto e quindi l'ho pagato pochissimo. Ovviamente l'ho dovuti svuotare per portarli. Infatti c'è ancora un po' di liquidino dentro e sono fatti in questo modo. Questa qui è la versione vanilla latte e appunto ci sono tutti loro. E il regalo c'era anche la tote bag con scritto BTS. Wow. Poi mi sa che è quasi tutto finito e ci sono rimaste solo le cose che vi devo far vedere fuori dal concerto. Però prima le cose dei Cup Sleeve Event. A parte che siamo andate al caffè di Hello Kitty, guardate che carino, mi sono dovuta portare via il bicchiere. Però mi serviva anche per, vedete, la Cup Sleeve. Appunto i Cup Sleeve Event, come vi ho spiegato nel video stesso dove ve l'ho fatto vedere, sono degli eventi fan made che le fan creano insieme ai vari caffè, insomma, che vogliono aderire a questa cosa, e fanno appunto questi Cup Sleeve che poi voi vi tenete. E sono carini come ricordo, con anche le date. Questo qua è fatto benissimo perché è super rigido. Allora, alcuni sono sempre degli eventi che hanno fatto quei giorni. Altri invece sono di eventi passati che loro rivendevano. Questo è un evento a cui siamo andate. Questo anche è bellissimo, che c'ha le alette. E poi ho preso questi 4 di eventi passati. Tipo a volte li fanno anche dei compleanni. Quindi questo era il compleanno di Jimin. Questo qui è troppo bello per il compleanno di Yoongi. Questo per il compleanno di Namjoon e Jungkook. E questo per il compleanno di Jungkook. Sono troppo bellini. Poi vi faccio vedere le cose che ci hanno dato, che abbiamo preso fuori dal concerto. Allora, ogni volta c'è una fila infinita, infinita per il merch. Quindi non sono riuscita a prendere quasi nulla, cioè sostanzialmente le cose da vestire, le maglie, le felpe, niente. Mi sono pentita di non aver preso quelle del pop-up quando lo potevo fare, perché quel giorno non c'era nessuno. Poi quando siamo tornate tutto finito, ovviamente, però vabbè, è andata. E quindi abbiamo fatto la fila di letteralmente 3 ore e mezza, dove mi sono bruciata, insomma, eccetera eccetera. Io non volevo prendere questa cosa perché ve l'avevo detto anche tranquillamente, secondo me era una cosa ingombrante, fastidiosa. Però ci siamo ritrovate lì, io, Alessia, dopo 3 ore e mezza, cioè ci aveva preso anche proprio una cosa psicologica di dire: senti, adesso siamo arrivate qui, qualcosa devo comprare. L'unica cosa che erano rimaste erano 3 e ho preso tutte e 3. Io in realtà volevo il mega ventaglione, si chiama il picket, però appunto non c'era di nessuno, nessuno, nessuno. Allora ho preso la premium photo,
che è questa qui. Vedete dietro c'è scritto permission to dance, on stage, prime foto, bla 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 bla. Questa qui l'ho pagata $15 se non sbaglio. Molto bellino, anche perché è ancora la foto col piercing al sopracciglio, ci mancherai molto. E poi appunto ho preso la cosa incriminata, che era l'unica cosa che ho detto non avrei mai preso in tutta la mia vita. In realtà l'ho presa, ma più che altro perché è difficile anche da trovare questa cosa qui. Infatti la potete prendere praticamente quasi solo ai concerti o su alcuni siti ogni tanto quando la rimettono. È una di quelle cose tipo unicorno, tutti sanno che esiste, nessuno l'ha mai vista praticamente. No, sto scherzando, però lì ai concerti la vendono sempre ovviamente, perché si usa principalmente ai concerti. Quindi è successo, ragazzi, non pensavo l'avrei mai detto, non pensavo di farvela mai vedere in tutta la mia vita, ma ho comprato il lightstick, l'army bomb, come la vogliate chiamare. Più che altro ve lo dico per sfinimento. Però l'ho usata ai concerti, ovviamente, entrambe le date, perché questa qua l'abbiamo comprata il 15. E non è così fastidiosa come pensavo, quindi mi ero sbagliata. Lo ammetto, mi ero sbagliata. Poi è carina perché ai concerti l'ho vista che la personalizzano, quindi mi sono già comprata tutte le cose per attaccarci i brillantini. Ho già qua la colla pronta, devo aspettare che mi arrivano tutti gli Swarovski. Insomma, c'ha senso. Questa qui è quella del Map of the Soul, che dovrebbe essere la versione 3 se non sbaglio. È fatta così, viene tutta personalizzata. L'unica cosa, non ho capito perché me l'hanno data che già era tipo tutta rigata, tutte cose, vabbè, si coprirà in qualche modo. E visto che ho comprato questa, non potevo non prendere anche il Deco Band. Allora, l'Army Bomb l'ho pagata $60, una cosa del genere. Il Deco Band, che contiene due fascette, infatti una è questa qui che ho già messo, col simbolo dei BTS con scritto tutti i loro nomini. L'altra, bella sola, perché neanche ho fatto in tempo a metterla, che si è letteralmente spaccata, ed era quella più carina per cui avevo preso il tutto. Che ci sono i simboli di Permission to Dance con scritto Las Vegas, vedete, pendente così. La devo rincollare in qualche modo. Se avete qualche idea fatemelo sapere, perché essendo di silicone non attacca bene con tutte le colle, ci ho già provato. Quindi sì, finalmente ho la mia Army Bomb. L'avevo giudicata malissimo ancora prima di averla, quindi mi spiace, mia colpa, mi prendo proprio tutte le responsabilità del caso. Anche perché è molto carina, perché ti fa sentire parte del tutto mentre sei al concerto, no? Ti fanno fare appunto la wave con alza bassa. Poi quando sei seduta al tuo posto puoi collegarla all'app, in base a quella cambia colore. È molto carina, in realtà è tipo un prolungamento del tuo braccio nel vero e proprio senso della parola, quindi non è fastidiosa. Però non so dove la potete comprare se non l'avete, questo non lo so. Poi, sempre una cosa che vi ho fatto vedere anche nel video, fuori c'era il boot degli album. Se compravi un album potevi prendere random una photocard esclusiva, quindi io ho preso più di un album e mi erano uscite 4 photocard, e mi erano usciti originariamente J-Hope, RM, Yoongi e Jimin. Alessia invece aveva J-Hope e ovviamente io l'ho scambiato con Jimin perché sono una brava amica. E invece Rosalba è uscito Taeyeon, quindi si è tenuta Taeyeon. Il giorno dopo ho detto perché tenermi il doppione di J-Hope, provo a scambiarlo per prendere quella di Jungkook. Il problema è che ogni giorno era un po' un casino, ogni giorno volevano una persona diversa rispetto magari a un'altra, andava più uno che l'altro. Ovviamente il giorno che io dovevo cercare quella di Jungkook andava più Jungkook, quindi mentre io ero in fila per il merch ho detto Alessia ti prego vai, visto che io ho dato a te il tuo Jimin tanto caro, tu vai e cercami Jungkook. Quindi è andata, c'erano persone che avevano comprato blocchi di album, ma tipo 100 pezzi, cose del genere. Ho detto magari un cristiano ci sarà che vorrà scambiarla, e l'ha trovata. Ha trovato una ragazza che voleva quella di J-Hope, io ne avevo addirittura due, quindi le ho detto sì, scambiane una e prendi quella di Jungkook. Quindi sono stati 30 minuti un po' di panico, nel senso ero lì tipo ok, ce la farà o non ce la farà, perché ovviamente io mai una cosa semplice mi devo sempre beccare quello ricercato e vabbè, mille cose. Però alla fine ce l'abbiamo. Questa qui è la photocard in questione. Il photocard holder l'ho preso su Etsy, quindi non c'entra niente. Vedete com'è fatto dietro, proprio esclusivo, con scritto Las Vegas. Poi sempre fuori dal concerto c'erano altri boot, tra cui quello dei ramen, e ci hanno dato questo qui, che in realtà noi eravamo tipo ma che cos'è? Cioè è carino perché vedete c'è sempre scritto permission to dance. L'abbiamo aperto, pensavamo ci fosse qualcosa dentro, letteralmente profumo, cioè è una bottiglietta di aria profumata, non so se quanto abbia senso, però the spicy non c'è niente, ma
vabbè. E ci hanno anche dato i ramen, appunto. Tra l'altro questi sono tra i preferiti di Jimin, che sono non piccanti, vi giuro, di più. Io ci metto mezza bustina, vado tranquilla, però picca, e io mangio tanto piccante. E in più ci sono questi, che sono i braccialetti, quelli che rompi e fanno tipo la luce neon. Poi, sempre fuori dallo stadio, ci sono un sacco di persone che girano e si portano appresso, fanno a casa, insomma, da portare, questi freebies si chiamano, che sono proprio dei veri e propri regalini. Però tra i più carini, vi giuro, c'è questa mascherina. C'era questa ragazza proprio coreana che aveva fatto queste mascherine personalizzate con scritto Jimin. Tra l'altro ho anche imparato a leggere un po' il coreano mentre ero con Alessia. Mi ha fatto qualche lezione di Hangul. Hangul. Devo ancora capire come si pronuncia pure questa. Quindi Jimin. Perché io all'inizio l'avevo messa pure al contrario. Lei mi ha detto no, va così. E sono fatte carinissime. Ovviamente non la userò mai, però... cioè, capite l'impegno delle persone? Ogni tanto passavano e ti facevano scegliere una photocard di queste qua che creano loro, oppure insomma non ufficiali. Quindi ne ho un pochino. Poi queste due fatte tipo a segnalibro, insomma, versione più lunga. Ah, poi fuori c'era anche lo stand del McDonald's. Quindi c'era la macchinetta per giocare. Ho ripreso anche quel momento e si vede il momento della vittoria dove sono riuscita a prendere questo. Poi hanno fatto anche questi, che sono tipo dei biglietti dove loro hanno fatto questi disegnini, e io ho preso quello di V e quello di Jin, se non sbaglio, sì. E è carino perché dietro c'è scritto la data, noi l'abbiamo fatto il 15, questa cosa qui, Allegiant Stadium, Live Play, bla 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 bla, insomma è molto carino. Poi Rosalba è stata al parterre la prima sera, cioè quella del 15, insomma la prima per noi, quindi mi sono fatta prendere un po' di coriandolini, almeno ci faccio tipo un quadretto o qualcosa. E poi qui c'ho altri freebies ancora, e questa qui... con photoshoppata col simbolo di Las Vegas. Poi siamo andate alla mostra del behind the scene e abbiamo preso il pacchetto con le photocard, che ovviamente veniva di più rispetto all'ingresso normale. Quindi vi faccio vedere un po' quelle che ci sono dentro. Ovviamente OT7, poi abbiamo RM, Jin. Ovviamente sono photocard giganti, perché questo è il formato insomma standard. Questa qui è quella di Yoongi, Hobi, Jimin, Taeyong e Jungwoo. Tenere al sicuro questi reperti. Poi, prima di farvi vedere i regali di Alessia, vi faccio vedere questa, che vi giuro è la cosa più buona che ho mangiato mentre ero lì scoperta. Questa qui, la beef jerky teriyaki. Infatti io l'ho presa a Francesca da fargliela provare. E ora vi faccio vedere le cose che mi ha regalato Alessia. Allora, prima di tutto il bigliettino che mi ha fatto, cioè l'ha fatto proprio lei, con scritto It's your birthday, party party yeah, con Jungwoo. Chissà sa, chi non sa è un po' complicato. Mi ha dato questo qua, che è il profumino per la macchina, con Cheop e la Sprite. Anche qui chissà sa. Un po' di foto carine dell'altro concerto. Anche queste. Cimmy e Cookie e lei. Noi con Rainer, che è un ragazzo che fa video su TikTok. Mi ha fatto morire. Ha messo qua le emoji del naso col cuore viola. Che dovete sapere che io non ho mai avuto nessun fetish nella mia vita, ma per sto ragazzo io esco pazza per il suo naso. Non so quanto sia normale, ma... ora lo sapete anche voi. Mi ha preso questi, che sono gli stampini dei BT21 per i biscotti. Questo, che vi giuro è una cosa geniale. Continuava a dirmi in queste settimane, insomma, che doveva arrivare sta cosa, ma non arrivava. Quindi dico, ma che cos'è? Ora vi prego, fatevi una risata. C'è scritto Magic, con la foto di Jungwoo in un episodio dei Run, quando aveva fatto le patate dolci. Cioè, insomma, è un grembiule con la sua faccia sopra. Io dico, ma come ti vengono queste cose? Assurdo. Poi mi ha preso questo. Vi ricordate che qualche tempo fa io rimanevo sveglia fino alle 3 di notte per cercare di prendere il merch singolo che avevano fatto loro? Tra cui c'era questa lampada che aveva fatto Jungwoo, che si chiama Microcosmos Lamp, eccetera, eccetera. Ovviamente non sono riuscita a prenderla. Quindi Alessia ha pensato bene di crearmela e quindi mi ha preso la lampada, che fa tutta la lucetta molto simile a quella che ha creato lui, perché ha il proiettore che proietta tutte le cose che si muovono, no? Sul soffitto, molto rilassante. E poi mi ha preso questo, che è un cosino dove voi registrate quello che volete. Vi faccio sentire una parte perché poi è lungo. Bluetooth is connected. Oh!
ha creato tutto quest'audio, l'ha registrato con varie cose di Chongguo, varie cose della lampada, appunto, vedete, quando dice Bluetooth is connected, mi ha fatto sentire male. E poi mi ha regalato questo qui, che è il cuscino di Mang, perché è una delle versioni esclusive, vedete, tutto flurry, che è la versione che vendono nello store di Londra. Visto che ogni volta che sono a casa sua le dicevo, ma quanto è bello, lo vorrei anch'io. Quando andiamo a Londra lo prendo. Me l'ha fatto trovare, ho detto, no vabbè, è stupendo. Questi erano tutti i miei acquisti e le cose che ho preso sostanzialmente. Ora devo soltanto mettere a posto tutto quanto e capire dove mettere tutto. Però lo vedremo in futuro. Spero queste cose vi siano piaciute. Spero non siate rimasti troppo scandalizzati dall'Army Bomb. Per i futuri concerti, insomma, avremo anche questa. E spero di personalizzarla molto presto, perché vi giuro, andatevi a fare anche solo un giro, per curiosità vostra così, e vedete cosa fanno ste Army Bomb, perché è assurdo. Quindi detto ciò, io vi mando un bacio grande e ci vediamo molto presto con un nuovo video.